Buonasera. Altra lettura del De Rossi. Desidero precisare perché leggo il De Rossi, perché non è probabilmente uno dei testi militari più importanti né della prima guerra né di altro. Ma il racconto del De Rossi è dettagliato, è tutto sommato piacevole, non vi sono narrati dei fatti sconvolgenti, eccetera, ma soprattutto ci restituisce un quadro esatto, gossip compreso, dell'ambiente militare del tempo, e questo è utilissimo a uno storico, a un cultore della storia, un appassionato, a chiunque voglia comprendere a fondo ciò che accadde successivamente, perché erano questi uomini poi che entrarono in guerra. Non è che questo è pettegolezzo primo Novecento e poi la guerra fu condotta da altre persone, no, sono gli stessi. Quindi avere in tutto sommato una specie di macchina del tempo, il De Rossi, che permette di capire il contesto e la chiave d'ingresso, il linguaggio del tempo, insomma, che ci permette di entrare, tutto sommato, non dico nella mente, ma almeno nelle dinamiche del pensiero di quelle persone. Quindi si può apprezzare in una maniera più approfondita e dare uno sguardo ai fatti della Grande Guerra con gli occhi del tempo. Desideravo anche dire una comunicazione di servizio. Chi magari si è iscritto, grazie. Comunque, chi si è iscritto al canale vedrà che ci sono poche letture. Ecco, tutte quelle precedenti, ovviamente, rimando alla pagina Facebook Libri Militari. C'è stata un'interruzione di circa, non dico un anno, ma molti mesi, da quando sono sorti dei problemi per caricare il filmato, era diventata una cosa ardua. E io ho sospeso, poi ho pensato di fare qualcosa di più strutturato, così magari chi volesse un domani ha sempre una documentazione seria che può essere interessante anche per spunti accademici, comunque di studio approfondito, ci sono dei riferimenti, numeri di pagine, insomma, tutto sommato una fonte interessante. Siamo ancora in alto mare, eh? Marina è a bordo della Roma e beh, insomma, non risparmia niente. Gli ufficiali di Marina lo guardano così, insomma, con compatimento perché non ne combina una, insomma, non sa il linguaggio della Marina, quindi le gaffe sono molto, molto frequenti e lui li ricambia col pari affetto. Il comandante in seconda, R, era un tipo rude, scontroso, poco adatto a smorzare queste angolosità. Si riferisce alla differenza fra democrazia ed aristocrazia in Marina. Gli incarichi e le responsabilità che lo gravavano erano veramente schiaccianti. Tutto sulle grandi navi ricade sul secondo, egli è il gran visir del comandante, il quale sta tanto in alto che nessuna delle particolarità del servizio deve toccarlo. Il comandante invece è responsabile della navigazione, del combattimento ed amministra la giustizia. Ed il cerimoniale che lo circonda è quasi sacerdotale. Tutte queste cose hanno ragione d'essere, benché paiano anacronismi, sopravvivenze della Marina bellica quando gli ufficiali erano tutti nobili. Comandava alla Roma il capitano di vascello Corsi, uno dei pochi che compare con il cognome, romano di Roma, simpatico, affabile, energico, che morì recentemente dopo essere stato ministro della Marina. Mi ricevette nella sua cabina e mi mostrò una magnifica lupa di bronzo dono di Roma e lo splendido cofano con la bandiera di combattimento. La vedremo, spiegata al vento, mi disse scrollando la testa. Visse fortunatamente tanto da vederla vittoriosa. Il tema principale, o quasi unico, delle conversazioni era il porto dove sarebbe andata la nave dopo la manovra. A Napoli assicuravano due ufficiali di vascello piccoli, panciutelli, miti, studiosi, che tutti dicevano, malgrado le apparenze, eccellenti marinai. Un altro ufficiale si occupava di ascoltazione sottomarina e i suoi voluminosi apparecchi erano l'incubo del secondo. Gli ufficiali di macchina vivevano tra loro, eccetto un giovane che sentiva fieramente di sé. Lo udì rispondere seccamente: «Sono ingegnere meccanico, titolo che nella vita civile supera quello di ufficiale di vascello».
Vi era un capitano del genio navale, grassoccio, calmo, filosofo, impassibile ai continui sarcasmi relativi ai difetti e alle presunte imperfezioni della Roma. Il capitano medico ed il suo tenente maledicevano la professione, la carriera e tenevano bordone al commissario di bordo, direttore di mensa e testa di turco di tutti. Le cucine e le mense erano innumerevoli. Quella del comandante, quella degli ufficiali, quella dei marescialli e di tutte le specialità, quella dei capi, quella dei sottocapi, infine quella dei comuni o marinai. Tutte queste mense avevano i loro spenditori, che il mattino scendevano a terra e tornavano portando primizie, non di commestibili, ma di notizie quasi sempre vere. Il cuoco dell'ammiraglio aveva fatto provviste per 3 giorni, dunque partenza immediata. L'aiutante di bandiera aveva contromandato certo marsala, altro sintomo, eccetera. Non mi risulta chiaro. Il mio segreto divertimento era assistere alla lotta dell'irascibile secondo contro coloro che volevano con mille pretesti andare a terra. Dialoghi in tutti i dialetti, imprecazioni d'ogni genere. Non si può andare a terra senza il permesso del secondo, neppure gli ufficiali. Generalmente rispondeva: acconsento, ma si arrangi per il mezzo, non ho battelli per lei o per loro. Si vedevano allora quelli che volevano sbarcare fare gesticolazioni da naufraghi a tutte le barche a portata di vista e qualche volta trovare il mezzo. Questo mezzo era messo a disposizione dei franchi di servizio solo a una data ora fissata dal secondo. Allora si udiva una zufolata dei nostromi trillare nei corridoi ed un marinaio veniva a picchiare a tutti gli usci esclamando: Fischio al centro! La prima volta che mi fu fatta questa specie di intimazione, non sapendo di chi si trattasse, mi precipitai all'ipotetico centro che supposi la plancia di comando. L'ufficiale di guardia, che vi passeggiava, si fece una risatina alle mie spalle e mi spiegò l'arcano. Il secondo fischio voleva dire si parte, il terzo partenza, chi c'è, c'è. Gli ufficiali possono scendere a terra in borghese, quindi le toilette più svariate, dalla paglietta alla bombetta. Per tornare vi è un'ora fissa. Un fuoco rosso si accende sulla nave ed il mezzo, barca, vapore o canotto, si stacca dalla banchina. L'equipaggio scende anch'esso a quarti franchi. La prima sera volli restare a bordo. Con me era rimasto il capitano del genio ed il medico. Stanco di passeggiare sul ponte, il capitano del genio trasse fuori dal quadrato della mensa una sedia. Ma non vi si era ancora posato che la voce del secondo, scendendo dall'alto, tuonò: Capitano, crede di essere a bordo d'un postale? Sparisca con quella sedia. Ed il capitano sparì. Feci la ronda con l'ufficiale di quarto, calai sotto il primo ponte, ossia nell'antica batteria, e mi colpì subito una sequela di rastrelliere d'armi nella quale tutti i fucili erano serrati da una catena sola fissata con un lucchetto. È una misura che si comprende a bordo a prevenire rivolte, ma mi urtò. Ricordo che un tempo si pensò di adottarla nell'esercito. Vidi poi sdraiato sul ponte, uno accanto all'altro, un centinaio d'uomini addormentati o facenti le mostre. Era il quarto di servizio. Il resto dell'equipaggio dormiva in amache sospese. In porto, normalmente il quarto non veglia, come ha veduto, disse l'ufficiale, ma da mezzogiorno è stato proclamato lo stato di guerra e siamo come in navigazione. Accompagnai ancora l'ufficiale per scale e scalette, visitai bugigattoli d'ogni sorta e poi ritornai nella mia cabina e mi coricai. Ma mille rumori sconosciuti mi arrivavano da ogni parte. La immensa carcassa d'acciaio risuonava di echi misteriosi che, essendo le macchine ferme, si rendevano percettibili al mio orecchio sovreccitato. Soprattutto un ronzio come quello di un moscone che batta contro un vetro cessava e riprendeva senza tregua. E mentre di tutti gli altri rumori mi davo più o meno ragione, questo rimaneva per me inesplicabile, benché fosse vicinissimo. Infine, non potendo più resistere alla curiosità, sortii nel corridoio.
Vi era presso la mia porta un'altra porta aperta. Ne usciva un chiarore. Guardai, era la stazione del telegrafo senza fili. Il telegrafista, con la testa imprigionata dalla cuffia d'ascolto, non mi aveva visto e seguitava a trascrivere i segnali e i dialoghi che si intrecciavano nello spazio immenso, accorrenti al suo coherer, al rilevatore di frequenza, come api all'alveare. Il tema delle manovre, dirette da Bettolo, era che una nostra squadra da Taranto si dirigeva su Venezia, mentre due dreadnoughts, corazzate nemiche, venivano ad attaccarla. Linguaggio inglese, vabbè, è stato scritto nel 27, diciamo che era ancora accettato. Le navi nemiche avevano superiorità di artiglieria e di velocità. Inferiorità di numero, per l'occasione erano rappresentate dalla Benedetto Brin e dalla Garibaldi, entrambe perite, come si sa, nella passata guerra. Alle 10 quattro comandanti erano invitati a bordo della Elena, dove stava l'ammiraglio A di A. Corsi volle lo accompagnassi per presentarmi. Vidi un ometto segaligno, abbronzato, affabile, che mi rivolse qualche parola banale, poi mi invitò alla sua tavola insieme ai quattro comandanti. Servizio semplice ma impeccabile, pasto presto sbrigato, premendo venire al tandem. Al mio cenno di allontanarmi, l'ammiraglio mi disse: «Ella si è imbarcata per conoscerci, resti e vedrà meglio funzionare il comando». Salpammo al tramonto, in testa l'ammiraglio, poi noi, indi la Napoli, ultima l'Amalfi, 500 metri da poppa a prua, sui fianchi una diecina di siluranti. L'uscita dal Mar Piccolo per me fu emozionante. Il passaggio è stretto. Una lieve inclinazione del timone può mandare ad investire la nave ed ostruire il passo. Aggiungasi che si sfila davanti al comando di dipartimento e bisogna rendere gli onori all'ammiraglio. Ciò distrae l'attenzione della gente, la quale deve essere tutta schierata per il saluto. Corsi, sul ponte di comando, quieto come se non fosse il fatto suo, mi aveva invitato ed io ero dietro lui e lo vedevo, pur parlando di cose indifferenti con l'ufficiale di rotta, non perdere di vista il timoniere che aveva davanti. Compresi come quel dialogo, fuori luogo in apparenza, fosse fatto per far sentire al timoniere che il comandante aveva piena fede in lui, tanto che non badava nemmeno alla rotta, lasciandogli così la pienezza dei suoi mezzi.